Ossigeno, un format TV veicolato sulla piattaforma digitale terrestre web che mira ad illustrare le potenzialità in termini di sviluppo e innovazione tecnologica che il nostro territorio è in grado di mettere in vetrina. Si parte da uno sguardo approfondito all'agricoltura con gli Oscar Green di Coldiretti che hanno visto tra i vincitori due aziende della provincia di Caserta. Si passa ad una guida ai finanziamenti per le start-up innovative in tema di ambiente, ma si parla anche di tecnologia applicata alla gestione dei rischi ambientali ed in particolare degli incendi ad opera del Corpo Forestale dello Stato. Oscar Green di Coldiretti, Caserta si fa onore alla finale nazionale presso l'Expo di Milano, coincisa quest'anno con la giornata della creatività Made in Italy. Il premio alle imprese più innovative ha rappresentato efficacemente lo sguardo al futuro che hanno i giovani della Coldiretti. Tra questi il casertano Giovanni Marra di Castel Campagnano con il progetto già vincitore di Oscar Green Campania, la città della scienza. Il liquore di lumaca prodotto dall'azienda Marra è stato finalista nella categoria Impresa 2.Terra. Sono soddisfatto del risultato, ha commentato il vicepresidente nazionale di Coldiretti, Gennarino Masiello, perché la Campania è stata ben rappresentata da due esperienze emblematiche. Da una parte un giovane agricoltore che spinge la sua famiglia a cambiare una strada radicalmente nella produzione con tutti i rischi che questo comporta. Un esempio di coraggio per tutti i giovani. Non è facile percorrere strade mai battute, ma sono queste le scelte che spingono in avanti le imprese. Dall'altra parte abbiamo un esempio virtuoso di rapporti tra enti locali, mondo scientifico e organizzazioni agricole. La scelta di adottare l'educazione alimentare nelle prime classi e prodotti a chilometro zero nelle mense scolastiche è vincente da tutti i punti di vista. Salubrità dei cibi, salute dei bambini e produzioni locali innescano una circolarità virtuosa dell'economia. Presente alla premiazione anche il direttore di Coldiretti Campania, Simone Ciampoli. Dopo il successo dell'edizione regionale ha dichiarato: portare due progetti Campania alla fine nazionale di Oscar Green è motivo di orgoglio per tutti. Due storie positive che rappresentano le aree interne e la costa di un territorio che sa essere più forte dei luoghi comuni. La Campania che abbiamo visto prima a Napoli, oggi a Milano, è una terra che sa innovarsi e sa guardare con fiducia al futuro. Ha partecipato alla cerimonia di premiazione anche il delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa di Caserta, Arturo Migliaccio.